Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere siamo tornati con Gran Turismo Sport. Quest'oggi, come potete vedere, è uscita una nuova patch, la 1.66, che ha introdotto come fulcro dell'aggiornamento una nuova auto, ovvero la Toyota GR86 del 2021, che non è solamente una nuova auto sul gioco, ma è veramente una nuova auto. Come altre cose, nell'aggiornamento qua ci dice che nella modalità sport, quindi la competitiva online, nelle lobby è stato fissato un problema che riguardava la temperatura delle gomme, la differenza della temperatura delle gomme. Poi vabbè, come al solito dice che sono stati risolti diversi problemi. Più di quanti ne sto avendo io nel registrare questo video. In alto a destra potete vedere l'orario, sono praticamente le 2:30. Non andiamo nel Brand Central perché l'auto l'ho già acquistata. In realtà ho registrato questo video una ventina di volte. Non fiatiamo sui problemi, dico solamente che ci sono stati problemi, fine. Comunque Red Bull Ring, la stavo, in realtà l'ho provata sulla pioggia questa nuova auto, visto che ci siamo. GT Sport ha una bella pioggia, perché non provarla? Ovviamente cambio manuale, questa auto ha il cambio ad H, eh. Noi ovviamente però siamo con il cambio sequenziale del volante. Vediamo se riusciamo a sentirci questo sound. Non ha sgasato nulla. Va bene. E controllo trazione lo teniamo, visto che siamo sulla pioggia. Non posso dare conto a sterzate, chi mi segue lo sa. Sono con le cuffie col filo. In una live su Twitch era successo che mi sono tirato dietro tutto il monitor. Per fortuna non è caduto. Scusate ragazzi, la mia guida sarà pessima, perché come ho detto è la 20ª volta che sto registrando questo video. Sono piuttosto nervoso, cerco di non pensarci. E comunque, al di là di tutti questi problemi, l'auto non sembra neanche così male. Quando strumenti è parecchio figo. Ovviamente è un'auto che prende le linee della classica GT86, ovviamente. Pioggia parecchio bella, nulla da dire, anzi. Scendiamo i tergi, così almeno si vede meglio. E dall'esterno è cambiata anche un bel po', cioè almeno se guardate dietro è... cioè azzecca nulla con la GT86 a livello estetico da dietro. Ovviamente sapete che col volante non guido mai così, però vabbè, per vedere l'auto ci può stare. Non guidavo manco col pad così in realtà, sempre guidato da dentro. E adesso vediamo se col pad riesco a farvi vedere davanti. Ok, perché non ho il pulsante sul volante. Davanti, oddio, non è cambiata molto, non è uguale, assolutamente non è uguale, ma è cambiata più dietro in realtà. E... oddio, che altro dire? Dovrebbe avere circa 230 cavalli più o meno, quindi... vabbè dai, non è neanche un'auto così debole, eh. E... parecchio bella. Non so se... mi lascio prendere dall'emozione per il fatto che comunque sono... ho controllato, sono 8-9 mesi circa che non esce un aggiornamento su GT Sport. Cioè, nel senso, in realtà ci sta perché stanno lavorando sul 7, quindi... che, vi ricordo, non uscirà prima della fine del 2022, ci tocca aspettare ancora un po'. Tra l'altro, per chi avesse cercato su YouTube notizie su questo aggiornamento in italiano, visto che sono, almeno a livello di contenuti, sono uno dei pochi italiani che porta Gran Turismo... perché gli altri l'hanno portato solo perché gli faceva comodo, perché Sony ha sganciato la marchetta. Va bene, ognuno può fare quello che vuole, però la dignità prima di tutto. E vi consiglio di iscrivervi nel caso siete qui su questo canale, perché stavate cercando news su Gran Turismo, perché qua Gran Turismo si porta veramente. Sia che vengo pagato o no, comunque ovviamente non vengo pagato, ma lo porto comunque. Anzi, in realtà, se proprio vogliamo essere onesti, al 100% sono l'unico in Italia che ha portato tutta la carriera di Gran Turismo Sport, eh. Sul canale trovate la playlist completa. Mi riferisco a quelli che, nel caso, stavano cercando, come ho detto, aggiornamenti o video su questa patch di Gran Turismo, e hanno trovato il mio video, insomma, hanno trovato il mio canale. Non guardate le mie doti al volante, ce l'ho da poco più di 2 settimane. Sempre giocata a Gran Turismo col pad fin dalla PlayStation 1, ma si fa pratica, si fa pratica. Ho detto parecchio bella. Il sound non mi esprimo, nel senso che
onestamente non credo sia di quest'auto questo sound, eh. Sa di preso da qualche auto e poi appiccicato sopra, non lo so onestamente, fatemelo sapere nei commenti, casomai ci fosse qualcun esperto che ha sentito o ha provato quest'auto. E torniamo dall'interno, mazza, la pioggia sul GT Sport è veramente bella, eh. Non credo che la proveremo sull'asciutto, tanto cambia poco. Voglio, nel senso, qua è molto difficile, ma visto che ci siamo, ci godiamo la grafica di questo gioco e la difficoltà di guidare sulla pioggia soprattutto. E come ho detto, sono praticamente al 30° tentativo di registrazione, vedete i chilometri percorsi, soprattutto l'orario. Cercherò di farvi arrivare il video il prima possibile. Arriverà nel pomeriggio tardo comunque, è il tempo di editarlo. No, ma in realtà più che editarlo, renderizzarlo. Non è che ci sono tagli da fare qua. E va bene, dai. Ultimo sguardo da fuori. Direi che abbiamo visto tutto. C'era solo quest'auto in questo aggiornamento. Va bene, va bene. E sì, dai, direi che possiamo fermarci. Non so, ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate di quest'auto in generale, se vi è piaciuto o meno. E come ho detto, è abbastanza particolare. E nulla, ragazzi, a parte questo, come ho detto, spero di riuscire a far uscire questo video il prima possibile, perché ho detto, ho avuto parecchi problemi con la scheda di acquisizione che non riusciva a registrare nulla. Quando dico nulla, dico nulla. Mi raccomando, nuovi iscritti, nel caso abbiate trovato questo canale perché vi interessa Gran Turismo e stavate cercando qualche italiano, iscrivetevi, perché qua Gran Turismo, non che sia forte o meno, ma si porta veramente. Soprattutto Gran Turismo 7, quando uscirà, classica modalità carriera, auto usate, modifiche su auto vecchie. A parte questo, come ho detto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti.